Il sogno era quello di poter crescere i nostri figli in un posto sano, nel senso che io sono nata, sono cresciuta con mia nonna e quindi sono rimasta a stretto contatto con gli animali quando ero piccola, con gli animali, con dei valori sani. Tutto quello che mia nonna mi ha passato io lo volevo ripassare ai miei figli. Sono bellissimi questi luoghi perché sono incontaminati, cioè sono puri, e qui c'è anche ancora una cosa molto bella che non esiste, quando fondamentalmente neanche Urbino, che è una città che fa 15.000 persone, c'è il contatto con le persone, c'è la voglia di parlare, qui alla fine ancora c'è dell'anima, c'è un'umanità, ecco, forse la parola giusta è umanità, che ti rende parte di un tutto.